Allora, la mia storia da investitore inizia nei tardi anni 90. Nei tardi anni 90, dove eravamo proprio agli albori, per cui diciamo la borsa classica non era più qualcosa che si vedeva in televisione con gente che urlava con bigliettini in mano, ma si poteva fare da casa perché nasce internet. Quindi io mi approccio, io come anche altri miei amici ci approcciamo. E ogni tanto si passava in banca a chiedere consigli, però insomma a ripensarci era quasi una storiellina, insomma, molto romantica. Poi mi ricordo un caso di Tiscali, all'epoca si chiamava, non so se esiste ancora, non ho idea, che L'ultima lui volta che l'ho vista quotava 0,00 qualcosa. Mi pare ci sia ancora. Tu immagina che nel 98-99 quotava 150.000 lire circa, quindi sei una settantina d'euro, no? Fai conto. E quindi noi ovviamente tutti appresso alle famose .com, che ovviamente poi si sgonfiarono un bel giorno, andarono giù, crollarono. Dopodiché io mi rivolsi diciamo, allo strumento finanziario tradizionale, per cui andai all'epoca si chiamava il responsabile degli investimenti, insomma era una figura mitologica. Quindi io mi rivolsi, diciamo, mi ricordo ancora a questa persona, il quale ci penso io, faccio io, non ti preoccupare, vedrai, questi sono prodotti ottimi, sono della banca. Io, in buona fede, diciamo, ho accettato di far girare i miei soldi, di farli gestire, e questo è durato per, fai conto, 10 anni, 10-12 anni. Un bel giorno io mi imbatto in Luca, quindi io mi affido completamente a Luca, che pian pianino poi negli anni si è strutturato, vi siete strutturati in maniera sempre più importante. Oggi io sono molto soddisfatto, quindi ho seguito alla lettera quello che lui mi ha indicato. Ho fatto anche un'assicurazione perché sapevo che era saggio e giusto. Quindi io mi trovo bene e dall'altra parte sono anche tranquillo, cioè non mi devo ossessionare io a cercare, vedere, capire. Va gestita comunque anche dal punto di vista psicologico l'investimento, perché sulla carta è tutto piuttosto semplice, ma poi quando i soldi sono i nostri e magari c'è un momento, diciamo, particolare di ribassi forti, comunque Luca a me me l'ha insegnato come si fa a gestirlo. Sì, io sono molto soddisfatto perché nonostante, ecco, oggi, insomma, tutto sta andando giù da un po' di tempo, io comunque sono nettamente in verde, cioè io sono in positivo comunque. Mi è capitato di parlare con qualche mio amico di soldi, proprio di soldi, e io gli ho sempre mostrato il mio portafoglio di ETF e gli ho detto: questi ETF, tra i migliaia che ci sono stati selezionati da un tizio che si chiama Luca, eccetera, eccetera. E poi da lì introduco, diciamo, la mia esperienza con voi. Quindi poi gli dico: se tu vuoi fare dei tuoi soldi un progetto vero, ma non immediato, domani, ma a lungo termine, io ti consiglio la loro strategia. Io te la consiglio perché io mi trovo e mi ci troverò bene, sicuramente. Sono saggi, gente saggia.